Da 1 a 10, quanto sei preoccupato per il futuro? 6. 8. Se tu potessi tornare indietro, rifaresti le stesse scelte lavorative? Sì, tutto, anche il GF. Per questa intervista sei stato pagato? No, sì. A piangere. Allora, signor ministro, dunque, per quali ragioni, e poi arrivo a De Masi, per quale ragione un ragazzo poi si deve sentire motivato? Se questi sono i modelli che anche noi mandiamo, no? È una responsabilità, credo, che anche sia di tutti noi che facciamo questo mestiere. Ecco, però un ricercatore italiano fa fatica, cioè noi dobbiamo anche far capire ai ragazzi che se investono su una carriera di un certo tipo devono essere sostenuti dal sistema Stato Italia. La rifaccio, no? questa perché io come possiamo, batto l'altro? Possiamo fare un accordo, il che significa anche un auspicio di continuare a fare i nostri lavori, di rivederci fra 10 anni con le stesse persone per vedere che cosa sarà di loro tra 10 anni. Perché questo fa la differenza, attenzione. Ecco, ma 10 anni sono tanti, no? 10 anni possiamo probabilmente dire anche 5 anni, volevo essere sicuro dell'esito. Cioè, una persona ha certamente conoscenze e competenze di partenza che lo renderanno occupabile lungo tutto l'arco della vita, utile a sé e utile agli altri. E credo, ministro, credo anche l'altro non lo so fra 10 anni. Ministro, in che condizioni di occupabilità si troverà, però, se però concorda se con noi, userà. No? Concorda con noi, che cioè no, che la nostra tristezza De Masi è vedere che giovani ragazzi italiani che sono bravi, che hanno qualità, non riescono a trovare sbocchi nel sistema Italia. Però è sempre una fatica immane. Ministro, ha avuto il coraggio di dire una cosa a voi ragazzi che vorrei qui ribadire. Ha detto la situazione è quella che è, anche i ragazzi, anche i laureati, anche i post laureati devono, anche per fasi limitati, accettare i lavori più umili. L'ha detto ministro, e siete disposti a farlo? Ha detto una cosa più intelligente, per fortuna. Senta, io se no me ne vado. Se guadagnare un minimo di cifra per tirare avanti. Senta, non si può venire fin qui senza parlare almeno un minuto. Mi scusi, perché è impossibile. Allora, primo, è ovvio, io ero del gruppo di Gino Giugni che ha scritto, e sono il primo a dire che qualcosa va cambiato dopo tanti anni, però bisogna capire in che senso si deve cambiare, a favore di chi? Degli imprenditori, dei lavoratori, dei ricchi, dei poveri, degli intellettuali, dei non intellettuali. Questo è il problema, non se si deve cambiare. Mi pare che è rimasto agli anni 70. Siamo pienamente d'accordo. Lei è rimasto agli anni 70, pensa sempre che una legge deve essere per gli uni contro gli altri. No, non è così. Ci conosciamo bene, sai bene che non è così. L'altra cosa è che sono perfettamente d'accordo col ministro che bisogna puntare sull'istruzione, ma non si punta riducendo però i fondi, per esempio, dell'università. Io so bene quel ragazzo cosa sarà fra 10 anni, ma lei guadagnerà come oggi. Mi perdoni, lei è stato preside della facoltà di scienza delle comunicazioni. Certo. Quante persone ha trovato lavoro grazie a quella laurea? Molti più di quelli di chimica proprio, industriale. Certo, proprio sicuro. I dati del Sole 24 ore sono che non siamo affatto all'ultimo posto. Chimica industriale è all'ultimo posto, poi viene medicina. No, guarda un attimo De Masi, perché ha fatto una grande inchiesta al Messaggero proprio. Ma che inchiesta al Messaggero? Possiamo chiedere... Io mi fido delle mie che faccio sociologia del lavoro. Voglio sentire il Messaggero, siccome loro è andato sul settore. No, guardi, cioè, no, loro posso sentire. Da noi. Ma no, non è così, cioè, nel senso che veramente se no invertiamo proprio la realtà. Ma scherziamo, cioè, no, inventate voi giornalisti. Abbiate pazienza, io ho parlato, vorrei parlare anch'io se possibile. Ma non ho parlato per niente, due minuti. Vabbè, qua. Adesso mi ha buttato una bella bomba. Sentiamo la risposta. Io voglio fare un discorso molto semplice, cioè... secondo me il professor Zecchi aveva detto una cosa molto importante, cioè legare l'istruzione al lavoro. Noi per troppo tempo abbiamo fatto, i numeri sono quelli che sono, anche un momento, posso dirli se permette di dirlo. C'è una grande città come Milano, gli iscritti a fisica, chimica, biologia e matematica sono la metà di quelli che sono iscritti a lettere. E che significa questo? Però se lei mi interrompo ogni 2 secondi io non parlo più, mi fermo e finisce la storia. Allora, questo che voglio dire è molto semplice. Noi, per esempio, lo sapete che c'è un istituto tecnico a Roma, il Galilei, dove chi si iscrive a questo istituto viene prenotato dall'azienda, cioè trova un'occupazione prima che finisce il suo corso di studio. Poi lo perde dopo. Non è la stessa cosa per chi si iscrive a Scienze della Comunicazione. Adesso non vogliamo arrivare a dire ma lo sanno tutti, cioè io ricevo, ma io come direttore ricevo
email infinite, non so come rispondere. Guardi, lei a non questi ragazzi non che chiedono dati. Ma no, ma non voglio un semplice giornalista, ma, non sono un semplice giornalista, sono, lo dice, i dati sono tutt'altra cosa. Va bene, comunque io non ho intenzione di litigare, ho intenzione pure di io però la verità ho intenzione di esporre dei fatti. No, ma è difficile esporre dei fatti. Non sarebbe più onesto che a questo punto i giovani seguissero quelle università che danno un posto di lavoro senza invogliare quelle che non lo danno? È quello che abbiamo sostenuto, lo stava dicendo direttore. Esattamente quello che abbiamo sostenuto. Stava dicendo anche Sacconi, ma in tante puntate in un libero mercato ognuno sceglie quello che vuole. Noi abbiamo chiamato le fabbriche del lavoro. Se in un momento di crisi facciamo 100.000 laureati in medicina, poi non troviamo più cose. Non è che posso avere 200.000, io ho già 600.000 medici. Ma c'è il numero chiuso. Sentiamo l'industria. Vorrei solo aggiungere un'ultima cosa che può essere emblematica. Quando si è parlato del ogni tanto un giovane ricercatore italiano vince un premio Nobel, per esempio. Però la ricerca non l'ha mai fatta in Italia. Cioè l'ultimo è Giulio Natta che inventò il polipropilene isopropano, le vaschette della Moplen, la plastica ha cambiato. Quindi noi dobbiamo recuperare veramente dalle scuole superiori, un altro indicatore, il fatto che diciamo, l'iscrizione ai licei ha superato abbondantemente, era una scuola... forse sbagliato che era di elite, però certamente era un numero inferiore a quello degli istituti professionali. Oggi è il doppio, quindi dalle basi bisogna ricambiare questo sistema, fare in modo che domanda e offerta di lavoro si incontrino, parlare molto con i nostri ragazzi per chiedergli veramente cosa vogliono fare e avviarli a un, diciamo, un percorso allora, che abbia un sbocco.